Gabriella Ferri moriva 14 anni fa. Il 3 aprile del 2004 moriva a 62 anni. Gabriella Ferri, nota cantante di musica leggera conosciuta soprattutto per le sue interpretazioni di canzoni popolari romane. Un scomparsa ai noi triste, perché Gabriella perse la vita cadendo da una finestra della sua casa di Corchiano, in provincia di Viterbo. Già nel 1975 la Ferri provò a togliersi la vita, piegata dal dolore per la perdita del padre. Nel 2004, tuttavia, la famiglia della cantante lottò molto affinché venisse smentita l'ipotesi di suicidio. La Ferri avrebbe infatti dovuto partecipare a un programma televisivo il lunedì successivo e, stando alle ricostruzioni dei familiari, avrebbe avuto un malore che avrebbe appunto causato la caduta. Tanti auguri Simona Ventura, tutti i successi della conduttrice. Inoltre, pare non sia stato trovato nessun biglietto d'addio. Quale che sia la verità, numerosi sono stati gli omaggi seguiti alla morte dell'interprete, da Grazia Di Michele durante una puntata di Amici a Walter Veltroni, che fece allestire la camera ardente in Campidoglio. Il lascito della Ferri è comunque immenso e intriso di un forte folklore, per questo, probabilmente, ancora oggi viene ricordata come una delle più grandi interpreti della musica italiana e come una delle più originali.